Buongiorno a tutti, sono Luigi Onarax, se preferite, benvenuti a questo nuovo video. Siamo nella parte JAP dell'evento Heroes vs. Good, quindi Heroes vs. Hells, scusate, quindi la parte degli stage 22-23. Affrontiamo il 22, che secondo me è il più importante di tutti, senza nulla da dire, in quanto è quello che vi permetterà di ottenere le medaglie per Majin Vegeta, carta sbroccata di una potenza assurda. Il team di base è lo stesso utilizzato nello stage 20, unica modifica. Diciamo ciao ciao a Goku, no, Goku rimane, diciamo ciao ciao a Gohan. E dato che il nostro caro amico Majin Vegeta è int, andiamo a prenderci un altro bell'int da mettere. Sì. Naturalmente questo è sempre solito uno dei team possibili, ormai è abbastanza facile. Con doppio Gogeta non attacca neanche. Ve lo dico, lo shottate subito. Con Mono Gogeta qualcosina potrà fare, ma molto relativo. Lo stage è cortissimo. Cortissimo, però ci sta. Eccoci qua. Andiamo. Siamo già arrivati da Vegeta, tra parentesi, eh? Eccoci qua. Proprio la velocità, il lunghissimo terreno. Scusate che mi stavano chiedendo, l'uscita di Majin Vegeta LR e quello che ne consegue sarà argomento di discussione nel video analisi. Per questo Majin Vegeta manda un pochino a puttane Broly, cioè lo prende e lo butta via. L'uscita di Broly è crollata con l'arrivo di Majin Vegeta, che avendo Verina Flash attaccando tutti quanti fa abbastanza male. Poi sarà da provare, naturalmente, finché non si prova potrebbe sempre essere una delusione, ma ho i miei dubbi che lo sarà. Andiamo proprio di danno puro. Dovremmo chiudere già nel suo turno. Eccoci qua. Finita la fase 1. Ah, scusate, mi dimentico quasi sempre di aggiornare la grandezza. Scusate. Comunque, fase 1 direi finita. Vegeta difficoltà 0, debole. Se regge, lo si spacca con l'altro. Però buono. Eccoci qua, primi 20.000, poi Gogeta dice ciao ciao e passiamo alla fase 2. Dovrebbe shottarlo la Forma 1. Eccoci qua, ora Babidi lo controlla e andiamo. Allora, seconda fase, difficoltà bassa, almeno secondo me non è difficile come boss. Fa danni, ma finché hai un int per bloccare. Ce la fai abbastanza in fretta a romperlo anche pesantemente. Il tasso di medaglie è migliorato rispetto all'altro evento, quindi non dovrebbe neanche essere difficile raggiungere le medaglie necessarie a batterlo e a evolverlo. Gran PG, oggi l'ho pullato sul cellulare, qua sul PC ho pullato altro, però ci sta. Gran PG, devo ancora iniziare per bene. Della visione che ho visto adesso potrebbe essere il nuovo Broly.
Cioè, Broly si prende, si butta nei tornei, non serve più a un cavolo e giochi con Majin Vegeta. Naturalmente è anche possibile fare un team misto. Ci devo pensare. Eccoci qua, anche Trunks dà un bel pugno in faccia a suo padre. E chiudiamo la battaglia. Proteggiamoci comunque perché non voglio rischiare lo shot. Scusate. Eccoci qua. E con questo direi che abbiamo bello che chiuso. Video abbastanza breve, ma a differenza di Heroes vs. Cells 2, dove dovevi farti dei team particolari, ve lo dico, sono facili come stage, molto facili, troppo facili. Il poter usare Gogeta rende lo stage una mezza presa per il culo più o meno, perché davvero gli fai 200.000 danni. Quindi non sarà un problema anche per voi riuscire a farmarvi questo ve Majin Vegeta. Lanciate specie alla manetta e più o meno in un po' di tempo ce la fate senza troppi problemi. Dovremmo aver chiuso, e se non chiuso gli rimane pochissima vita. Vediamo subito. Ecco fatto. Vinto. Primo passaggio vi dà per forza la medaglia, nel secondo cambia, però come vedete non è difficile. Detto questo, vi invito a vedere gli altri video se vi interessano. Il prossimo sarà quello riguardante lo stage 23, che è un po' più complesso, ma niente in confronto al 23 dell'altro. E poi andremo all'analisi globale di tutti i PG. Questo vi saluto, mi trovate nei gruppi e alla prossima!